È un titolo apparentemente provocatorio per essere il 22° album della mia carriera, però è anche come vedo io un po' ogni volta un mio nuovo disco, li vedo sempre come una partenza più che una ripartenza. Adesso c'è proprio la sensazione di voler essere anche un po' sfacciati nel titolo Start, cioè quasi come se fosse una partenza secca, una frustata, un po' di fiducia nel futuro. E come sempre io quello che posso raccontare è il mio punto di vista personale che ha a che fare con il mio vissuto, con quello che sto vivendo, con quello che vedo vivere. Lo faccio sempre con una, diciamo così, con una dedizione molto specifica, perché magari il raggio d'azione artistico sarà anche limitato, però sarà sempre preciso, raccontare solo delle cose che conosco. Beh, noi ogni tanto abbiamo suonato in Ticino, abbiamo suonato anche nella Svizzera tedesca, perché abbiamo suonato anche a Zurigo un paio di volte. E, come sempre, l'arrivo lì ci fa un po' bestemmiare nel vedere che le cose possono funzionare, nel vedere che le regole vengono rispettate, nel vedere che così facendo la convivenza è più facile. Certo è che la Svizzera è un esempio scomodo per l'Italia, perché così vicina geograficamente e così lontana proprio come rispetto delle regole da fare arrabbiare quando la si va a vedere, fare arrabbiare con noi stessi ovviamente, no?